Dobbiamo prenderci altri power-ups. Eccolo! No, questo è un altro. Gucci, Gucci. Gucci Gang, Gucci Gang. Sì! Anche Gucci su Gucci Gang. Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Ci troviamo in un altro bellissimo episodio di questa serie dove non sto shoppando neanche un centesimo. Vi ricordo che in questa serie non sto shoppando proprio niente. Nel precedente episodio abbiamo trovato un brawler epico. Che figata, abbiamo trovato un brawler epico veramente fantastico. Avete visto che abbiamo creato il clan degli intrepidi. Per adesso sto tenendo trofei necessari, 200 trofei, e sono l'unica persona in questo club, perché per adesso sono indeciso se far entrare qualcuno. Devo ancora leggere un po' i commenti, anche se è una cosa pazzesca, visto che il precedente video ha raggiunto tipo i 7000 commenti. Quindi 7000 persone vorrebbero entrare. Va bene, facciamo entrare 7000 persone in un club di 100 persone, è impossibile. Quindi devo cercare un po' di capire chi far entrare, e non lo so. Sto pensando se far entrare qualcuno, non far entrare nessuno. Devo continuare a leggere i commenti e vedere un po' come va. Spero che questa serie vi stia piacendo, perché state supportando alla grande gli episodi. Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo episodio. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti. In questo episodio abbiamo ad aprire una cesta, una mega cassa, perché abbiamo raggiunto i 1600 trofei e quindi abbiamo questa cassa enorme da tipo riscuotere. Poi abbiamo un'altra cassa enorme, poi abbiamo 8 casse piccole da aprire, e spero di trovare un brawler. Di solito quando trovo in un video un brawler fantastico, nel prossimo episodio poi non trovo mai niente. Infatti se nel precedente episodio abbiamo trovato sia Pam che El Primo, e abbiamo trovato questi due fantastici brawler, quindi io ho paura che in questo episodio non troveremo proprio niente. In questa serie non sto shoppando, perché voi mi avete detto che vi piace la serie in cui non shoppo, e infatti sapete quante cose hanno aggiunto nello shop che potevo shoppare. Avevano aggiunto anche Leon, che potevi comprare per 35 euro, ma non l'ho shoppato. Infatti è una serie pulita, quindi non shoppo niente. Abbiamo raggiunto i 1656 trofei senza shoppare un centesimo, e abbiamo per adesso trovato questi brawlers senza shoppare niente, e sono fiero di questa cosa. Adesso cercheremo di andare a farci un bel paio di sopravvivenze con questo brawler epico che abbiamo trovato nel precedente episodio, perché avete visto che abbiamo una nuova mappa fantastica. Non cambiano sempre le mappe, cioè le mappe sono tutte simili, tutte uguali. Sinceramente non capisco questa cosa. Potrebbero aggiungere una bella mappa nella lava, una bella mappa nella foresta, una mappa di ghiaccio. Potrebbero fare tante cose, invece sono sempre quelle del deserto un po' diverse. Questa cosa non mi piace per niente. Almeno Isola Invasa c'è la costa e sembra un'isola, quindi è una cosa fantastica. E quindi facciamo un paio di gameplay su sopravvivenza Isola Invasa con questo brawler Pam, che è epico, e poi apriremo tutte queste bellissime casse e vedremo se troveremo un brawler leggendario. Prima sopravvivenza, cerchiamo subito di fare una bella partita. Guardate dove siamo spawnati, in un bellissimo posto. Siamo spawnati in questa bella penisola con tante ceste, due ceste e forse un'altra che possiamo prendere se nessuno la va a prendere. Allora, con Pam è un po' complicato giocare qui in sopravvivenza, perché non è così tanto forte. Oh, guarda lì, cosa cerca di fare questo? Voleva prendersi questa cesta. La cesta è off limits, è mia, hai capito, schifoso? La prendo io, e ne prendo subito un'altra qui sotto, perché devo fare più power ups possibili, devo diventare fortissimo e shottare tutti. E quindi prendiamoci subito tutti i power ups possibili, e poi cerchiamo di andare a fare una bella kill. Oh, guarda qua, c'è un altro Brock. Questo qua c'ha due power ups, però qua vicino ce n'è un altro. Non mi ha visto, sì, fantastico. Guarda lì chi c'è. C'è qualcuno. Ah, è bombardino. E là c'è qualcun altro. Non ci credo. Oddio, ok, ha preso il power up. Stiamo attenti che questo è forte. No, aiuto. Oddio. Oh, attenzione. Ricarichiamoci. Ricarichiamo tutta la vita. Cacchio, questo è forte. Devo usare il mouse. È qui, di qui. È da questa parte. Dove è andato? Sei lì e che ti nascondi. So che ti nascondi da quella parte. Deve essere andato da un'altra parte. Ha cambiato zona. Ha cambiato del tutto zona. Usciamo da questo posto perché non mi piace. Dobbiamo prenderci altri power ups. Eccolo! No, questo è un altro. Gucci Gucci. Gucci Gang. Gucci Gang. Sì. Abbiamo Gucci su Gucci Gang. Wow. Uccidiamolo subito. Questo qua chi è? Gucci Gang? No, questo è un altro. Questo non è più Gucci Gang. No, è scappato via. Ah, cacchio, sono in trappola. Scontro finale. Questa è la prima partita, è difficilissima, perché adesso siamo contro lui che lei è fortissima. Lei è fortissima. Ma lei è lì. Ma guarda che so che sei lì. Allora ricarichiamoci la ulti, perché combatteremo con la ulti se ce la facciamo. È difficile. Perfetto, ricarichiamoci un bel po' la vita. Ho capito cosa vuole fare. Vuole usare la ulti. Cerchiamo di indebolirla, perché questa qui appena usa la ulti mi spaccherà in due. Stiamo usando il mouse per giocare molto meglio. Oddio,
Oddio! No! È rimasta con un HP! Fantastico! Fantastico! Sono contento perché comunque abbiamo vinto. Non è che sono contento perché abbiamo perso. Perché siamo arrivati secondi con 7 trofei, ma è rimasto con un HP. Ma che sfortuna! Andiamo subito a farci altre belle sopravvivenze. Seconda partita! Speriamo questa volta di non lasciare l'avversario con un HP. Perché che vergogna! Che vergogna! Ma che cacchio! Ho dovuto usare il mouse e per un po' non ho giocato bene. Perché sono abituato a non giocare col mouse. Gioco solo con la tastiera. E quindi me la potevo giocare molto meglio. Sicuramente potevo vincere, però vabbè, è andata come è andata. Allora, qui secondo me c'è qualcuno. Attenzione, occhi aperti, perché ho paura. Ho tanta tanta paura. Qua c'è la cassa e le casse. Oh, c'è. Perfetto, le casse un po' non sono spawnate così tante casse. E prendiamoci questa unica cassa che è spawnata qui vicino, perché questo personaggio ha bisogno di tanti power ups per diventare forte, soprattutto qua in sopravvivenza, che è difficile. Wow! E chi è questo? E chi è questo? Aiuto! Wow! Attenzione! No! Attenzione! Prendiamoci questo power up. Avviciniamoci. Mamma mia, guarda lì. Prendiamolo. Perfetto, non si è curato. Quindi possiamo ucciderlo. Sì! Fantastico! Prendiamoci un po' di power up e poi scappiamo. Guardalo. Oddio, è morto. Dove è andato? No! È qui da qualche parte. Eccolo. Oh, cacchio. Eccolo. Sta scappando. Però il robot adesso targetta me. Il robot dà sempre fastidio. Non sappiamo dove è andato però questo. Dove starà? Eccolo. Eccolo. È morto, sì. Solo che adesso uccidono me. Attenzione. Uccidiamo questo robot, che adesso abbiamo tipo 8 power-ups e quindi facciamo tanti danni con questa mitragliatrice. Però scappiamo da Jesse, perché Jesse mi sta targettando. Oddio, no, qua mi ammazzano perché secondo me c'è qualcuno nascosto, non lo so, vediamo. Fantastico, guarda quanti power ups che abbiamo fatto. Ehi, tu cosa volevi fare? Volevi uccidermi, io ho 11 power ups, non mi puoi fare niente, capito? Oddio, sì che mi può fare qualcosa, mi può uccidere, aia, che male. Scappiamo da questo posto, che non dobbiamo rimanere in trappola. E ricarichiamoci la ulti, cacchio, la ulti la dobbiamo ricaricare. Guardalo, ha trovato l'altro. Perfetto, sì, scontro finale. Fantastico, abbiamo tanti power up. Sapete che faccio? Quasi ammazzo il robot. No, non ammazziamo il robot, perché il robot poi targetta me e lei viene ad uccidermi. Ah, questo è intelligente, so che cosa vuole fare. Vedete cosa faccio? Mi allontano, così il robot targetta lei. Guardalo. Troppo facile. Si chiamava Miglior. No, non sei il migliore. Boom, 8 trofei. E abbiamo vinto anche questa fantastica seconda partita. Mamma mia, è stata veramente fantastica, perché l'abbiamo giocata benissimo. Però Pam non è il miglior brawler per fare sopravvivenza, questo ve lo dico. Ovviamente la sto giocando solo per farvi vedere questo fantastico brawler, perché l'abbiamo trovato nel precedente episodio in una cesta gratuita. Terza partita qui con Pam. Non è tanto facile giocare con Pam in sopravvivenza, ma noi lo stiamo facendo. Allora, veloce, che questo primo so già che vuole venire da me. Cosa vuole fare? Non vuole venire da me. Sapete che faccio? Non gli do fastidio, perché il primo mi distrugge da vicino. Quindi cerchiamo di prenderci power ups e poi vedremo che cosa fare più avanti. E qua dove è andato? Oddio, non è qui vicino. Ok, è là lontano, perfetto. Mamma mia, che paura. Per un attimo pensavo fosse qui. Allora, se va lui da quello, io cerco di ucciderlo. No, cosa sta succedendo? Qua ho paura che ci sia qualcuno nascosto. Oh, il primo, no! Il primo era qui. Lo sapevo che il primo era qui. Guarda. Guarda quello. È in trappola. Non può fare niente. Ah! Fantastico, scappiamo via subito che arriva il primo. Se arriva il primo sono spacciato. Via. Scappiamo. Potrebbe esserci il primo qui nascosto in qualche campo. Oh, eccolo, è andato ad uccidere un altro bull. Guarda qui. Oddio. No, ok, perfetto. Oddio. Curiamoci. No. Mori. No, 320. No, cacchio. Dai. Dai, sì. Ucciso. Cacchio, però qua è un casino. No, ho capito. Ho perso. O uso il robot come amico mio o abbiamo perso. Abbiamo sicuramente perso. Perché qua, questo qua adesso ho già capito cosa vuole fare. Vuole farmi targettare cosa? Il robot. Allora, il robot dobbiamo usarlo come nostro amico. È l'unico modo. Guardalo, fa tutto il giro. Guardalo. Oddio.
Oddio. No, 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 no. Vabbè, adesso il robot si è fermato. Guardalo, guardalo, guardalo. Si è incastrato. Si è incastrato quasi. Si è quasi incastrato. Non può fare niente. Però se usa la ulti è il primo. Abbiamo perso. Sicuro, sicuro che abbiamo perso se usa la ulti. Guardalo, guardalo. Oh mio Dio. È un casino. Sì. Comincia, comincia a colpirlo. Comincia a colpirlo. Sì, 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 sì. Non puoi fare niente. Sì, 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 sì. Guardalo, guardalo, guardalo. Non ci credo. Vinciamo. Abbiamo vinto in un modo stupidissimo. Comunque abbiamo vinto. L'importante è aver vinto. Chi se ne frega. Cominciamo con il riscuotere questa bellissima cassa enorme. Guardiamo qua che cosa c'è dentro. Oddio, era meglio aprire la cassa piccola per prima. Era meglio aprire le casse piccole, giusto? Vabbè, vediamo, vediamo. Non abbiamo trovato niente di interessante. Ok, fra poco prenderemo anche tipo quelle monete, perché stiamo per raggiungere 1700. Sta caricando. Non è che c'è qualche brawler leggendario? Ma non credo proprio. Vi immaginate trovare un brawler leggendario in queste casse piccole? Sarebbe una cosa spettacolare. A parte che sarebbe in generale una cosa spettacolare trovare un brawler leggendario senza aver shoppato neanche una gemma. Sarebbe troppo bello. Però vorrei anche trovare le gemme, perché così potrei raccoglierle e arrivare a 80 e comprarmi una mega casa. Oh! Oddio! Non ci credo! No! Ho trovato un oddio! Ho trovato il secondo brawler epico, Frank! No, vabbè, ma che fortuna! Nel precedente episodio abbiamo trovato Pam e adesso abbiamo trovato... Oddio, Frank! Ma che fortuna! In una cassa piccola abbiamo trovato un brawler epico, non ci posso credere! Che fortuna! Non ci credi, non credevo di trovare un brawler in questo episodio, vi assicuro che non credevo per niente di trovarlo. E invece l'abbiamo trovato! Fantastico, ed è anche uno fortissimo se lo usi bene. È forte, ho tre gemme, sì. È forte soprattutto tipo in questa modalità raffa gemme, sì. Che fortuna, che fortuna. Adesso apriamo l'ultima cassa, che è quella grande. Abbiamo preso altre belle monete. E pam, e basta. Abbiamo trovato già abbastanza. Sono già contento di aver trovato un altro brawler. Sì, cacchio, ma quanto sei bello. Quanto sei bello. Allora, vediamo se possiamo comprarci qualche punto energia. Non c'è qualche punto energia per Frank. Quindi facciamo una cosa, cerchiamo adesso di giocarlo e farci una sopravvivenza con questo brawler appena trovato. Sopravvivenza con Frank, questo bellissimo brawler che abbiamo trovato. Che sfortuna, poteva esserci una seconda cassa qui, invece no, non l'hanno messa. Uffa, vediamo subito di prenderci un bel po' di power ups e di diventare forti. Se trovo tipo adesso qua un brawler debole, lo distruggo, lo targhetto. Perché guardate questo, questo qua, che cosa sta facendo? A parte che è addormentato, è addormentato. Mamma mia, vieni qui, vieni qui. Vieni qui subito. No. Sì. L'ho uccisa. L'ho uccisa. Guarda, guarda, guarda. Sì. Fantastico. No, però si prende. No, si prende il mio coso. Va, guarda, guarda, guarda. Oddio. Stiamo facendo cose spettacolari. Stiamo facendo cose spettacolari. Mamma mia, che figata. Guardate che figata. Però adesso mi ammazza. Mi ammazza. Mi ammazza sicuro. Dove sta scappando? Non so dove sta scappando. Può essere dovunque. Usiamo la ulti. Sì, perfetto. E adesso lo indeboliamo, perché questo è un po' tosto. Ok. Boom. Sì. Mamma mia. Fantastico, abbiamo giocato benissimo. Abbiamo fatto una combo di ulti pazzesca. Avevo detto che questo champion, questo brawler è fortissimo. E adesso, oddio, che cos'è questo? Oddio, oddio. No, scappa, scappa, scappa. Ha usato la ulti? Mamma mia, mi aveva shottato. Allora, siamo rimasti tipo in tre. Cerchiamo di stare attenti, abbiamo la ulti pronta. La ulti, il problema è che però ci mette 2 secondi per ricaricarsi. E quindi nel frattempo potrebbe uccidermi qualcuno se tipo uso mai la ulti. Che cosa sta facendo questo? Ehi, cosa sta facendo? Io rimango qui nascosto, aspetto, aspetto. Perché anche se è debole e lo shottiamo subito, comunque potrebbe shottarmi con quei razzi. Eccoli, guardalo. Spostiamolo dall'altro se ce la facciamo. A parte che c'è un robot qui in giro, secondo me, attenzione. Oddio, ma che cos'è? Ma cos'è? Allora, teniamo, allontaniamoci dal robot, perché se il robot targetta me è un casino. Oh, guarda, guarda, oh, ho sbagliato. Ho sbagliato ad usare la ulti. Ho sbagliato ad usare la ulti. Ho sbagliato ad usare la ulti. Ed è un vero casino adesso. Guarda, guarda, guarda. Mamma mia. Sì, lo prendo io. Lo prendo io. Perfetto. Perfetto. No, no, mi sa che mi ammazza. Mi ammazza. Ho sbagliato tutto. No. Oddio. Sì. Che figata, avevo sbagliato. Il bello che comunque è cascato nella mia, nel mio colpo di martello. Wow, è potentissimo. È potentissimo questo Frank. Fantastico. Questo brawler è veramente fortissimo. Guardate qua, abbiamo raggiunto i 1710 trofei. Sì. Fantastico. Prendiamoci queste belle 50 monete e poi apriamoci subito questa bella cesta. Mamma mia, che fortuna che abbiamo avuto a trovare Frank, che è un brawler epico, in questo episodio. Adesso guardate quanti brawler abbiamo. Ce ne mancano ancora un bel po'. Vabbè, adesso
si sta accorciando la lista e fra un po' troveremo sicuramente un mitico o un leggendario senza shoppare una gemma. Avete visto? Non sto shoppando niente e spero che questa cosa vi stia piacendo. Ancora non so chi far entrare in questo clan. Per adesso continuate a commentare nel video e vedrò di prendere qualcuno a caso. Non so, farò così o farò in un altro modo, non ne ho idea. Spero che questo video vi sia piaciuto, raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo episodio. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!